Cagarella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video per il canale di YouTube. L'oggetto in questione del video è la recensione di Rayman Legends per Xbox One. Dunque, iniziamo col dirvi che questo secondo me è uno dei migliori platform mai usciti in tutti i sensi, su tutte le piattaforme, perché è un gioco tremendamente carino, tremendamente divertente e soprattutto molto impegnativo, ed è un platform coi controcoglioni, non quelle cagate che devo dirne che si vedono adesso che spacciano per platform, in realtà sono delle cagate immani. Parlando del gioco in particolare, direi che prima di tutto la grafica è sui livelli veramente eccezionali per essere un gioco bidimensionale, tutto definito, ultra definito anzi in alta risoluzione, il gioco a 1080p e 60fps. Per quanto riguarda le animazioni di Rayman sono come al solito spettacolari, anche di tutti i nemici, anche di tutti gli oggetti che vedete sullo schermo sono animati alla perfezione. I livelli, i disegni in particolare dei livelli veramente ispirati, di grande effetto e pieni di colori coloratissimi. Per quanto riguarda il sonoro, idem, un grandissimo sonoro adattissimo al tipo di gioco e veramente fa la differenza. Il gameplay direi che come al solito di Rayman un gran gioco, divertentissimo, non vi scoccerete mai di giocarlo, a volte può essere anche un po' difficile ma mai frustrante, pieno di novità, oggetti da scoprire, segreti da trovare. La longevità direi molto alta perché il titolo è molto molto longevo, molto lungo, pieno un sacco di livelli, poi se volete scoprire un po' tutto che c'è, quello che c'è nelle varie mappe di gioco, ci metterete veramente un sacco di tempo, farete prima a morire e risuscitare e ancora dovete finire il 30% del gioco. Cosa dire di più? Per quanto riguarda la recensione con i voti, direi che grafica direi si becca un bel 9, uno stupendo esempio di come possa essere reinterpretata la grafica bidimensionale tipica degli anni 80-90 in HD, in full HD, con risoluzione molto alta e ultra definita. Per quanto riguarda il sonoro, direi anche lo stesso un po' il discorso della grafica, quindi direi un 9 anche il sonoro perché è stato tutto reinterpretato in chiave moderna ed è comunque rimasta però l'impronta dei vari Rayman, quindi un sonoro molto ben molto comico, divertente, ma anche molto chiaro, pulito e cristallino. Giocabilità direi, cari ragazzi, direi che qui ci troviamo di fronte a uno dei più grandi platform mai realizzati secondo me, quindi se amate questo genere dovete buttarvi a capofitto su sto gioco, altrimenti morirete male. Se invece non amate questo genere io direi di dargli comunque un'occhiata, perché è un gioco che secondo me ha bisogno di persone che ci giocano, perché basta con questi giochi di merda tutti 3D che fanno cagare, fanno schifo al cazzo, provate questo gioco e non ve ne pentirete. Per quanto riguarda la longevità, lo stesso discorso che ho fatto prima, il gioco è enorme, è enorme come il pene di Rocco Siffredi, quindi gigantesco, cioè potete fare quello che vi potete fare, tutti i livelli, perdere tempo a cercare le cose segrete, e ce ne sono un quintale di cose segrete da trovare, potete completare tutti i livelli al 100%, è il classico platform più contro cazzi di una volta, però riprogettato in chiave moderna, quindi assolutamente da provare ragazzi, assolutamente da provare. Detto questo vi lascio a due livelli musicali del gioco che sono assolutamente spettacolari, quindi non parlerò per farvi sentire l'audio del gioco, tornerò alla fine di questi livelli per salutarvi e per dirvi di andare a cagare se non comprate questo gioco. Yeah!
Caganella a tutti ragazzi, ricordate di seguire i social che trovate nella descrizione. Se non comprate questo gioco e se non mi seguite, vi uscirà un enorme Xbox One dal culo. Caganella a tutti e ciao!